Buon pomeriggio di nuovo in diretta alle 15:37 minuti perché, come abbiamo annunciato anche nelle precedenti edizioni dei nostri telegiornali, seguiamo in diretta da Piazza del Popolo a Roma la manifestazione del cosiddetto Popolo Viola che dopo la grande manifestazione del 5 dicembre a Piazza San Giovanni torna a farsi sentire, torna ad occupare pacificamente una piazza della capitale, dopo varie anche tante iniziative locali anche fuori dall'Italia, questa volta tutti insieme convocati dalla rete, principalmente da Facebook e dai siti e dai blog che seguono le attività di questo movimento. E vediamo subito le immagini in diretta che arrivano da Piazza del Popolo, la telecamera Rai puntata sul palco. Allora, lo slogan di questa manifestazione, ricordate quella del 5 dicembre, si chiamava No Berlusconi Day. Questa volta gli organizzatori cambiano slogan e dicono la legge è uguale per tutti. Questo è lo slogan, principalmente la protesta, questa manifestazione che è fondamentalmente di protesta, punta il dito contro la legge sul legittimo impedimento annunciata dal governo, ma non solo, perché sottolineano gli organizzatori che nella piattaforma della manifestazione ci sono tanti temi che partono appunto da quello che viene considerato lo stravolgimento della giustizia e della Costituzione, ma anche la difesa del lavoro, il rispetto per la diversità della donna, un'informazione libera e plurale. Si sono dati appuntamento da tutta Italia, sono 200.000 le adesioni su internet, circa 200 i pullman, ci sono due treni, gli organizzatori non fanno cifre, non vogliono creare aspettative sui numeri, ma sicuramente si attendono una grande partecipazione, favoriti anche dal fatto che finora a Roma c'è stato un bel sole e la giornata continua a promettere bene. Vedete dall'inquadratura che vi proponiamo tante bandiere viola, non vediamo quelle dei partiti. Ci sono le adesioni dei partiti, sono praticamente tutti quelli dell'opposizione, questa volta aderisce il Partito Democratico ufficialmente, ma anche tutti l'Italia dei Valori, la Sinistra Ecologia Libertà, la Federazione Nazionale dei Verdi, i Radicali Italiani, i Giovani Comunisti di Rifondazione Comunista, Federazione della Sinistra, vi dicevo, e anche Libertà e Giustizia, oltre a tante associazioni, anche la CGIL, Epifani ha mandato un messaggio di auguri dicendo che le preoccupazioni di questi manifestanti sono le stesse condivise dal sindacato, dalla CGIL, ma gli organizzatori ci tengono a precisare che prima di tutto i promotori sono le associazioni e non i partiti o i sindacati, non hanno chiesto e non vogliono alcun tipo di finanziamento, per la prima volta proprio nessun tipo di finanziamento da sindacati e partiti. Noi abbiamo il nostro inviato in Piazza del Popolo che è Carlo Cianetti, eccoti Carlo, ti abbiamo già visto nel telegiornale. Negli ultimi 20 minuti, sì, circa 20 minuti, la piazza sta continuando a affluire la gente, qual è il clima? Sta continuando ad affluire la gente, la piazza è quasi piena, non facciamo numeri perché non siamo in grado di quantificare le persone che sono in piazza, però insomma il popolo viola è affluito in gran numero, come dicevi tu le bandiere viola sono vicine al palco, le bandiere dei partiti ci sono ma sono più ai margini, proprio perché questa vuole essere la manifestazione di un popolo che non è legato direttamente ai partiti, ma di un popolo che manifesta perché ritiene che si debba gridare che la legge è uguale per tutti. La manifestazione comincerà fra pochi minuti con un video di Saviano, un video nel quale si chiede, si dice a voce alta no alla corruzione, poi si continuerà con altri personaggi del mondo civile, delle professioni, giornalisti, insomma ci sarà una kermesse. Scusa, ti volevo fare una domanda. Una domanda al volo prima che appunto poi cominci questo, ci sia il video di Saviano. Si era parlato di un bel video wall in Piazza del Popolo, noi non, nell'inquadratura non l'ho visto, ce l'hanno fatta a montarlo? Non ho capito Alessandro, il video wall, le immagini, l'abbiamo visto. Perché era una questione che poi dopo affronteremo, sui costi di questa autofinanziata, di questa manifestazione, speravano di raggiungere i 50.000 euro per permettersi il video wall, ma non sembra che ci sia.
Allora, io invece volevo introdurre l'ospite che ho in questo momento, che è l'avvocato Domenico D'Amati, e le faccio una domanda un po' banale, ma forse ce n'è bisogno. C'era bisogno di una manifestazione che ribadisca che la legge è uguale per tutti? Certamente il fatto che ce ne sia bisogno è molto significativo, perché quello che sta accadendo è la negazione di questo principio fondamentale della Costituzione. Ma vorrei aggiungere che oggi non parleremo soltanto dell'articolo 3 della Costituzione, che tutela l'eguaglianza dei cittadini, parleremo anche dell'articolo 21 della Costituzione, che tutela il diritto dei cittadini di essere correttamente informato. E questo articolo è stato messo sotto i piedi da qualcuno in occasione delle informazioni sul caso Mills, perché si è cercato di far credere ai cittadini che l'avvocato Mills sia stato ritenuto innocente, laddove anche uno studente del terzo anno di giurisprudenza sa che quando viene dichiarata la prescrizione dopo due condanne nei primi due gradi di giudizio, questo significa che il fatto è stato accertato, quindi la corruzione c'è stata, e come c'è stato il corrotto c'è stato anche il corruttore. E si deve aggiungere anche che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore dello Stato di 250.000 euro per turbativa dell'amministrazione della giustizia, quindi più di questo non so che cosa si dovrebbe dire. Allora, l'avvocato D'Amati, io non l'ho presentato all'inizio con tutti i suoi titoli, ma insomma si occupa di diritto del lavoro e diritto dell'informazione, soprattutto è qui perché è un rappresentante dell'associazione Articolo 21. Pare che l'associazione Articolo 21 stia facendo una raccolta di firme perché venga letta, una volta che insomma viene diffusa le argomentazioni che hanno portato alla sentenza della Cassazione, che venga eletta al TG1, è vero? Sì, è vero, me l'ha confermato Giulietti, mi sembra un'ottima idea, perché si deve andare alla fonte e dimostrare con una corretta lettura di questa sentenza quello che in realtà la Cassazione ha deciso. Io la ringrazio molto, avvocato, poi ci risentiamo più tardi. Intanto però io chiederei a uno degli organizzatori, Francesco Nizzoli. Francesco Nizzoli è uno degli organizzatori della... sta arrivando. Francesco Nizzoli, uno degli organizzatori del Popolo Viola. Intanto una prima valutazione di questa manifestazione. Allora, la valutazione è che insomma la piazza da qui sembra parecchio affollata, quindi da questo punto di vista siamo contenti. Noi abbiamo cercato di creare una formula, una scritta da guardare a questa giornata che riassumesse un po' quelli che sono i contenuti che vogliamo portare in piazza oggi, ma anche da qui in avanti. E la valutazione però è buona, vediamo, aspettiamo la fine e secondo me saremo soddisfatti ancora di più. Il collega da studio mi chiedeva se siete riusciti a montare il video, se siete riusciti a raccogliere i 50.000 euro che erano necessari. Allora, i 50.000 per ora non li abbiamo raccolti a stamattina, ma sono convinto che li raccoglieremo oggi in piazza. Noi eravamo arrivati sopra i 30.000 e ora ci sono dei ragazzi che girano per la piazza, stanno raccogliendo ulteriori finanziamenti, sottoscrizioni. Sono fiducioso che ce la faremo per la serata di oggi. Qualcuno temeva che il Popolo Viola, dopo la manifestazione del 5 dicembre, poi si sarebbe presentato alle elezioni, no? Così non è stato, avete un po' tranquillizzato anche i partiti politici così. Ma questo non è mai stato un tema in agenda per quanto ci riguarda, peraltro noi non siamo un movimento strutturato, siamo un insieme di persone che singolarmente si impegnano per la costruzione di qualcosa. Per cui ecco, ognuno porta avanti le proprie responsabilità, poi se c'è anche chi decide di candidarsi a livello a nome personale, insomma questo è successo in un paio di occasioni, ma non è una cosa che va a caratterizzare il movimento, che soprattutto è un meccanismo di partecipazione che noi speriamo si possa allargare da qui in avanti. Perché si è deciso di scendere in piazza? Cioè, come mai avete sentito questo bisogno? Il pretesto della mobilitazione di oggi è l'approvazione almeno parziale finora della norma sul legittimo impedimento.
Noi siamo convinti che ci sia bisogno di creare dei momenti di visibilità di massa, per quanto poi siamo un movimento che si muove anche sul web, anche a piccoli gruppi, abbiamo fatto tante iniziative di cui magari si è sentito parlare poco, che però servono a costruire la partecipazione e diciamo un sentimento comune. Oggi ci siamo un po' chiamati all'appello per vedere se c'era una risposta positiva, sembra che ci sia stata. Ovviamente non sarà quella del 5 dicembre, ma quella era tutta un'altra storia. Insomma, andiamo avanti così. Grazie. Allora, fra le varie